Ciao, bentrovato sul mio canale e ciao da Stefano che sono poi io. Titolo del video di oggi è I segni sessuali del narcisista. Allora, apro una parentesi, se mi vuoi scrivere una mail chiedendomi un parere in merito alla tua relazione sentimentale, puoi farlo. Qua sotto c'è un indirizzo mail, tu me lo mandi, ovviamente mi fai un riassunto della tua situazione e io appena posso ti risponderò volentieri. Ripeto, titolo del video di oggi è I segni sessuali del narcisista. Ti voglio leggere un articolo che poi posterò per intero qua sotto se te lo vuoi andare a leggere, se te lo vuoi andare a leggere del tutto, che secondo me è molto interessante per capire il narcisista nelle relazioni sessuali. Il narcisista nelle relazioni sessuali, gli 8 segnali. Allora, inizia l'articolo. Il narcisismo sessuale corrisponde alla convinzione di avere doti grandiose in campo sessuale, in conseguenza alle quali la persona si sente in posizione di poter sfruttare il partner sotto ogni aspetto, fisico ed emotivo. Solitamente il narcisismo è caratterizzato da mancanza di intimità nelle relazioni, dove l'altra persona è semplicemente usata, dove l'altra persona è semplicemente usata per soddisfare i propri bisogni egoistici. Come si fa a riconoscere se il proprio partner è un narcisista a letto? Dice l'articolo. I punti che seguono sono dei piccoli campanelli d'allarme. Allora, punto numero uno: è affascinante e romantico, ma sempre troppo controllato e controllante. I narcisisti, per loro natura attraenti e seduttivi, specialmente durante le fasi iniziali di una relazione, ovviamente love bombing, quando stanno cercando di abbindolare il futuro partner o la futura partner. Come venditori di fumo, usano il loro carisma per ottenere attenzione, lusingano per farti sentire speciale, col mirroring aggiungo io. Seducono con regali e cene e ti fanno camminare sulle nuvole con la dopamina, aggiungo poi sempre io. Certamente qualche narcisista è veramente bravo a letto, ma anche il sesso è usato esclusivamente come strumento per impressionare e intrappolare manipolando l'altro. Anche in questo caso ti fanno love talking, ti chiedono di dirgli quanto sono belli, quanto sono fantastici a letto. È naturale, il narcisista lo fa, ha bisogno di impressionarti, ha bisogno di sentire che tu sei sotto di lui a livello sessuale. Secondo segnale, eccessivo interesse verso la performance e ricerca di approvazione. Torno a dire quel che ho detto prima. Ha bisogno di sentirti dire quanto sei fantastico. Il mio ragazzo dice, come esempio, il mio ragazzo è così fissato rispetto alla performance quando facciamo l'amore, che molte volte sembra che sia più concentrato sull'atto che su di me. Spesso mi è capitato di sentire storie dove a volte i narcisisti patologici pensano a altre situazioni mentre fanno sesso con la compagna. Possono pensare addirittura ad altre donne mentre fanno sesso con la propria fidanzata o con la propria moglie. Quindi addirittura la donna, ovviamente l'uomo, la vittima, insomma, sente che c'è qualcosa che non va. Sente che lui è lì presente, ovviamente, ma è distante con la testa. Altro segnale sessuale di narcisismo. Terzo, eccessivo interesse sull'aspetto fisico rispetto alle emozioni provate. Il narcisista nel fare l'amore è principalmente concentrato sull'apparenza e sull'immagine, con un'avversione verso i difetti e le debolezze del partner. Fare l'amore per il narcisista non consiste nella fusione di due anime, non consiste che si connettono, perché lui, essendo privo di empatia, non sa connettersi. La parte dell'amore caratterizzata da un intenso interesse per l'altro dovrebbe essere per prendersi cura vicendevolmente, dalla tenerezza alla vulnerabilità, è qualcosa che viene completamente evitato dal narcisista, che non gliene frega un cazzo della tenerezza, della vulnerabilità dell'altro, non gli interessa la fusione delle anime, gli interessa solo l'atto sessuale in senso stretto. Quarto segnale, soddisfazione esclusiva di bisogni narcisistici.
superata la fase del corteggiamento iniziale, durante la quale lo scopo è cercare di impressionare e compiacere la futura preda, la futura vittima, il soggetto narcisista inizia a richiedere di soddisfare principalmente i suoi bisogni egoistici. Si aspetta che vuoi che tu sia sempre disponibile. Infatti, il narcisista patologico, quando lui vuole far sesso, il partner deve essere disponibile. Se poi ovviamente il partner vuole, in realtà lui può anche evitare, come dicendo che ha mal di testa, dicendo che non ne ha voglia, dicendo può usare mille scuse. Quindi ha bisogno di continuo appagamento sessuale e presenza. Il narcisista non è interessato ad avere accanto un individuo con propri pensieri, sentimenti e passioni, ma desidera avere soltanto qualcuno che sia estensione di se stesso, tipico anche i genitori narcisisti patologici che vedono il figlio o la figlia come un'estensione di loro stessi. Loro vogliono che il figlio faccia ciò che vuole loro, ciò che voglia loro. Poi, ovviamente, dopo, se non lo fa il figlio perché ha i suoi interessi, cosa succede? Che lui lo fa sentire in colpa col vittimismo, tipo, vedi, tu non capisci cosa voglio da te. Ecco, queste cose qua. Quinta caratteristica, puoi fare anche degli esempi questo articolo. Alcune persone cercano di diventare alte tagliando la testa agli altri. Questa è una frase emblematica per i narcisisti, che vedono gli altri, ripeto, soltanto come strumenti per emergere dalla folla. È incredibile questo. Poi, quinto segnale, critiche e denigrazione del partner. Critiche e denigrazione del partner. Per mantenere la loro facciata di superiorità e mascherare l'insicurezza nascosta, perché i narcisisti sono davvero persone insicure e deboli, cioè loro fanno tanto i fenomeni, ma poi in realtà sono deboli. Perché? Perché vivono in base a ciò che pensa gli altri. Hanno bisogno di continue ammirazioni e quindi se non gliele fai, non le sentano dagli altri, si sentano vuoti, si sentano inutili. È così che all'interno della relazione sessuale qualche narcisista può criticare duramente il partner, può vergognarsi di lui, può colpevolizzarlo e addirittura denigrarlo, sottomettendo il partner e relegandolo in una posizione di inferiorità dal punto di vista psicologico. Il narcisista può così esercitare maggior controllo e manipolazione su di lui. Ciò che vuole il narcisista, morale, è il controllo totale del partner. E come fa? Umiliandolo, denigrandolo, sessualmente avvilendolo, iniettandogli ansia e confusione col trattamento caldo e freddo, col muro del silenzio e tutto il resto. Deve essere chiaro come il narcisista, anche sessualmente, sia una persona dedita a impressionare all'inizio, per poi portare il partner alla colpevolizzazione, a sentirsi, ripeto, sfruttato. È tutto qua. Se ti vuoi leggere poi l'articolo per intero, ripeto, te lo posto qua sotto. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda il motto, l'empatia diverrà la tua magia. In un mondo sempre più narcisistico e quindi ovviamente egocentrico, persone empatiche che si sanno immedesimare negli stati d'animo altrui sono davvero preziose. È tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca e like. Ciao da Stefano.